Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Uccisa a colpi d'arma da fuoco in strada a Troina una donna di 56 anni. I carabinieri indagano per femminicidio. Sospettato il marito della vittima, un imprenditore. La coppia era separata da tempo. Ancora migliaia di passeggeri a terra e voli dirottati dopo l'incendio a Fontana Rossa, ma Palermo dice no agli atterraggi sulla sua pista. Schifani protesta e si ipotizza Sigonella come alternativa ed è già scontro politico. Notte difficile a Messina per una serie di incendi, evacuate alcune abitazioni, in mattinata l'intervento di due Canadair e un elicottero. Le inchieste e i documenti su Messina Denaro all'indomani della conferma dell'ergastolo per le stragi del 92. Arresti domiciliari per un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara del Vallo avrebbero tentato di vendere documenti secretati a Fabrizio Corona. In Gramaro festeggiano i 20 anni di carriera al Teatro Greco di Siracusa, tutto esaurito per una serata all'insegna del divertimento. Sarà sold out anche per le prossime 2 date, sempre a Siracusa. Calciomercato, definito l'acquisto di Ladinetti, Catania prepara altri colpi. Agresti nello staff di Sabbiani, il Messina presenta l'allenatore Giacomo Modica. Tragico fatto dell'ultima ora a Troina, in provincia di Enna, una donna di 56 anni è stata uccisa in strada a colpi d'arma da fuoco. La vittima si chiamava Mariella Marino, il marito è sospettato, è un imprenditore sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri. La coppia, che aveva 3 figli maggiorenni, era separata da tempo. Dopo la separazione la moglie era andata a vivere dalla madre. Danni economici, disagi ai passeggeri, disinformazione e adesso anche la guerra degli aeroporti. Il caso Fontana Rossa continua a porre numerosi dubbi su come sia stata gestita l'emergenza dopo l'incendio di domenica notte. Si affaccia intanto l'ipotesi dello scalo di Sigonella come alternativa, mentre scoppia il caso politico. Simona Mazzone. Gli strascichi del caso Fontana Rossa, non ancora risolto, si stanno abbattendo su 39.000 passeggeri al giorno, circa 500.000 complessivamente, considerando anche i voli successivi. E già si fa la conta dei danni, che sono ingenti: voli persi, notti negli alberghi, trasferimenti e non solo, perché i costi dei biglietti da e per la Sicilia già alle stelle sono aumentati oltremodo. Laconici comunicati informano i passeggeri disorientati che non hanno informazioni chiare e che chiamano i numeri dello scalo Etneo senza risposta, come testimoniano le numerose segnalazioni arrivate in redazione. Ai danni economici si aggiungono stress e malessere tra i passeggeri, come in questo caso, attimi di tensione dentro un pullman partito da Trapani e diretto a Catania. E poi c'è la guerra degli aeroporti. Palermo vieta fino a domenica l'atterraggio dei voli inizialmente diretti a Catania. Il presidente Schifani protesta, ne ha parlato con il ministro della difesa Crosetto, proponendo Sigonella come scalo alternativo. L'ipotesi è quella di effettuare il check-in a Fontana Rossa e dirigersi in autobus a Sigonella e viceversa per il ritorno. Ma non basta, bisogna potenziare l'aeroporto di Comiso, oggi trattato come una ruota di scorta, lamenta Minardo della Lega. Dunque la gestione dell'emergenza diventa anche un caso politico. Il leader di Sud chiama Nord, De Luca, parla di enormi lacune gestionali e chiede le dimissioni dei vertici SAC, la società che gestisce Fontana Rossa. Anche l'ex ministro di Forza Italia Prestigiacomo parla di inadeguatezza dei vertici della SAC, chiedendo che venga commissariata. Ad essere finiti nell'incubo di partenze e arrivi ritardati di ore e ore, anche giornate intere, in certi casi sono migliaia di viaggiatori diretti in Sicilia per le vacanze o in partenza per lavoro o relax. Eccone una, la nostra collega Emanuela Corsi.
Ciao Michele. Allora, in realtà una che ne rappresenta circa 40.000, 39.000 persone che hanno insomma subito dei disagi. Lunedì è stato il primo giorno. Per Bacco, quanto è durata la tua odissea? La mia odissea è durata quasi 11 ore a fronte di un volo che doveva durare un'ora e mezza. Raccontaci. Allora, dovevo rientrare da Genova lunedì sera con un volo Ryanair previsto per le 22, lunedì mattina la compagnia mi manda prima un messaggio, poi un'email informandomi del fatto che il volo era stato cancellato. A quel punto mi dà la possibilità di scegliere o il rimborso pecuniario oppure un nuovo volo, quindi programmare un nuovo volo. Tra l'altro con la possibilità anche di cambiare l'aeroporto di partenza e quello di destinazione. E tu cosa hai scelto? Io ho scelto questa seconda. Però non è vero che insomma si poteva cambiare anche l'aeroporto, perché in realtà era tutto vincolato con un Catania-Genova, quindi si poteva cambiare soltanto la data. Cerco una nuova data, chiaramente. Sappiamo che all'inizio, fino a mercoledì, non si poteva atterrare a Catania. E quindi guardo da giovedì in poi e non c'erano posti disponibili sino a sabato. Improvvisamente però spunta un volo per il martedì, quindi il giorno successivo. Nonostante il rischio, insomma, ho detto vabbè, provo, prenoto questo e poi vediamo. Direzione? Sempre direzione Genova-Catania. Quindi prenoto questo per martedì sera, e a un certo punto la compagnia mi informa, una volta prenotato, che il volo non arrivava a Catania, ma arrivava tra tutti gli aeroporti, chiaramente a Trapani. Trapani. Quindi, con mia somma gioia, puoi immaginare, cerco magari di modificare nuovamente il volo e trovare qualcosa su Catania. E ci sei riuscita? No, sì, ho trovato dei voli disponibili, chiaramente dei posti disponibili prima non c'erano, per la modica cifra di 360 euro, solo andata. Quanto? 360 euro. Solo andata. Solo andata, quindi il cambio gratuito. Come dire, funziona una volta, se ti va bene, bene. L'arrivo a Trapani? L'arrivo a Trapani, allora, doveva partire alle 9:30 circa, il volo in realtà è partito a mezzanotte, siamo arrivati quindi a Trapani all'1:30 effettivamente c'era un autobus che ci attendeva per portarci a Catania, così è stato, in buona sostanza. A che ora sei arrivata? Siamo arrivati alle 6 più o meno del mattino, quindi poi aspettando una navette, quello e quell'altro, insomma, tutto si è concluso alle 7 del mattino. Quindi per un complessivo numero 11 di ore? 11 ore. E ora però è qui sano e salvo in carne e ossa a dare una mano al nostro giornale. Grazie e buon lavoro a Emanuela Corsi. E noi ricordiamo anche la dichiarazione di Adolfo Urso, che è il ministro delle imprese della Made in Italy. Dice: le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e in Sardegna, con picchi inaccettabili del 70%. Urso dice: con Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve, e aggiunge: è possibile anche con un intervento legislativo, aggiunge, ma lavoreremo molto sul concetto della continuità territoriale sia in sede europea sia in sede nazionale. Ce lo auguriamo, perché veramente questa questione, oltre ai disagi per l'incendio al terminal di Catania, c'è anche il problema del caro voli che si ripropone, come abbiamo appena sentito, esattamente o peggio di prima. È stata una notte difficile a Messina per una serie di incendi che si sono sviluppati sulle colline della città, evacuate alcune abitazioni, duro lavoro di forestale, vigili del fuoco e protezione civile, in mattinata all'intervento di due Canadair e un elicottero. Francesco Triolo. Brucia Messina, bruciano le sue colline, è stata una notte difficile per forestale, vigili del fuoco e protezione civile, una serie di incendi di medie dimensioni con il primo focolaio sviluppatosi a Camaro, si è diffuso poi da Gravitelli alla zona di Scala Ritiro per poi riunirsi in un fronte più vasto, impegnata almeno 5 squadre dei vigili del fuoco più dei rinforzi provenienti da Catania e dalla provincia di Messina. Solo nella mattinata di oggi è stato possibile ricorrere all'aiuto di due Canadair provenienti da Lamezia ed un elicottero. La nottata è stata un po' più difficoltosa, abbiamo operato tutta la notte con circa 30 uomini, 6 squadre, il fronte di fiamma ha interessato, diciamo, la parte alta della città, la parte collinare, quindi le contrade di Scoppo, Gravitelli fino ad arrivare alla contrada Trapani.
Abbiamo avuto qualche momento, insomma, diciamo così, di difficoltà perché le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Lì c'è tutta una serie di abitazioni, di caseggiate, diciamo un po' dislocate a macchie di leopardo. Al momento la situazione è sensibilmente migliorata, abbiamo circa 25 uomini. Nella notte, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono stati costretti a fare evacuare una decina di abitazioni, altre 5-6 sono state liberate di propria volontà dai residenti. Sono diverse le abitazioni lambite dal fuoco per le sterpaglie. Un'autobotte dei vigili del fuoco staziona nei pressi di un deposito di bombole di gas, considerata un'area sensibile. Sul fronte incendi permane in Sicilia un livello di allerta arancione, mentre bollino rosso per le ondate di calore. Ieri a Licata sono stati superati i 46 gradi, ma temperature oltre i 40 gradi sono state registrate in diversi comuni interni dell'isola. Palermo, Catania e Messina presentano temperature massime percepite rispettivamente i 40 gradi, 41 e 39, condizione che permarrà anche per la giornata di domani. Sono 565 per la precisione, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che è nuovamente sotto stress, visto che la capienza prevista, come è noto, è di circa 400 persone. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 500 ospiti con il traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle. Altri 600 migranti saranno trasferiti sulla nave militare Dattilo. La situazione resterà comunque critica, mentre sale anche la protesta dei pescatori dell'isola che hanno dichiarato lo stato di agitazione perché non riescono a svolgere il loro lavoro in una situazione come questa. Avevano offerto al fotografo Fabrizio Corona file segreti, almeno così dicevano, sull'arresto di Messina Denaro. Ai domiciliari sono finiti un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo, un consigliere comunale. Indagato per ricettazione, Corona, all'indomani della conferma dell'ergastolo del boss di Castelvetrano e delle celebrazioni del 31° anniversario della strage di Via D'Amelio. Marco Gullà. Volevano piazzare un finto scoop al noto fotografo Fabrizio Corona, ma in fondo erano solo teorie complottiste sulla cattura di Matteo Messina Denaro, portata a termine dai carabinieri, dalla ROS e dalla Procura di Palermo il 16 gennaio scorso. Oltre 700 file, 768 per la precisione, suddivisi in 14 cartelle e decine di sottocartelle. Un tesoretto investigativo riservato sul boss di Castelvetrano che il maresciallo Luigi Pirollo avrebbe cercato di vendere con l'aiuto del consigliere comunale di Mazara del Vallo Giorgio Randazzo. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Corona invece è indagato per ricettazione, contattato proprio da Randazzo che voleva vendergli il materiale top secret. I file contengono una miniera di informazioni, alcune note all'autorità giudiziaria, altre non ancora trasmesse, tutte utili alle indagini sui favoreggiatori e sui segreti di Messina Denaro. Ma lo scoop che Corona avrebbe voluto piazzare assieme al maresciallo e al politico riguardava un documento in particolare per poter sostenere che la perquisizione a casa di Messina Denaro era stata fatta in ritardo e che magari il covo era stato svuotato. Ovviamente una fake news. Gli arresti arrivano all'indomani delle celebrazioni del 19 luglio e della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta che ha confermato l'ergastolo per Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E come vediamo dalle immagini, la fiaccolata serale ha chiuso le manifestazioni del 19 luglio, fiaccolata in cui doveva anche essere presente la Premier Giorgia Meloni, assente ufficialmente per motivi di ordine pubblico. Adesso vedremo altre immagini, immagini amatoriali girate a bordo del motopesca Orizzonte, mitragliato in acque internazionali da una motovedetta libica. Vedete, quelli sono i buchi appunto dei colpi che sono stati sparati verso la nostra imbarcazione. Sono parecchi fori che hanno colpito l'imbarcazione. L'episodio è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 6, a 94 miglia a nord di Misurata. L'equipaggio era impegnato in una battuta di pesca di gamberi in una zona che la Libia rivendica come di sua esclusiva competenza, ma in realtà collocata in acque internazionali. I 6 componenti dell'equipaggio sono rimasti illesi. L'imbarcazione è stata per ore ingovernabile a causa dei danni subiti, soprattutto alla timone. Una nave della Marina Militare Italiana ha raggiunto l'orizzonte dopo che un elicottero aveva sorvolato la zona in ricognizione. Nel pomeriggio
la motonave ha cominciato il suo rientro in Italia, è approdata ieri nel porto di Siracusa. Nel frattempo la squadra mobile ha eseguito l'arresto di uno dei componenti dell'equipaggio, è un egiziano, l'accusa è reingresso illegale a seguito di respingimento. E intanto il vice sindaco di Siracusa, Bandiera, chiede che i danni subiti dal peschereccio che avete appena visto, per questi danni si utilizzi un fondo regionale. Abbiamo argomento 6 assalti compiuti con la tecnica della spaccata, 5 dei quali andati a segno, e 3 furti in 2 scuole e nell'ex pretura di Adrano nel Catanese. Sono i reati che sarebbero stati commessi tra marzo e aprile da 8 presunti appartenenti a una banda che è stata sgominata dalla polizia. Accusati di furto sono finiti in carcere in 7 e 1 ai domiciliari. È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa in Piazza Galatea a Catania. Una moto di grossa cilindrata con 2 uomini a bordo si è schiantata violentemente contro questa rotonda a spartitraffico proprio nel punto che vedete, a causa dell'alta velocità. Ad avere la peggio è stato il passeggero, un 30enne, che nell'impatto è stato sbalzato e ha perso la vita purtroppo. Inutili tentativi di rianimarlo. Il conducente della moto, un giovane di 19 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Oggi per Ditelo al vostro TG la segnalazione di un nostro ascoltatore di una pericolosa serie di buche a Catania tra la circonvallazione e Viale Vittorio Veneto, su strade appena rifatte. Guardate, Angelo Gagliano. E la segnalazione di un nostro telespettatore a portarci sulla circonvallazione di Catania, sulla quale ormai da qualche mese sono in corso gli interventi di sostituzione del manto stradale. Marco, il nostro telespettatore, ci ha fatto notare come nel tratto di Viale Ulisse in direzione Ognina da qualche giorno è improvvisamente comparsa questa buca, larga una 40 di centimetri, profonda 30. Un pericolo, soprattutto per i centauri, che rischiano di farsi seriamente male. Marco si chiede, a questo punto lo facciamo anche noi, come questo sia possibile. Quel tratto di circonvallazione è stato appena rifatto con soldi pubblici. Il cantiere, per il totale rifacimento della circonvallazione, è stato finanziato con circa 4 milioni di euro nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania. È grave poi che la stessa cosa, cioè la formazione di una buca in una strada, si sia verificata anche all'inizio di Viale Vittorio Veneto, dove il personale della manutenzione del comune, come vedete nelle immagini, è intervenuto con dell'asfalto grezzo, transennando poi la zona. Ma guardando a attentamente, si vede chiaramente che la zona centrale sta già collassando. È chiaro che qualcosa è andato storto, probabilmente nei lavori propedeutici alla stesura dell'asfalto. È il caso, secondo noi, che l'amministrazione accerti eventuali responsabilità e chieda alle ditte che hanno eseguito i lavori di ripristinare il tutto, ovviamente senza costi aggiuntivi. Grazie a Marco per la sua segnalazione e a voi chiediamo di continuare ad inviarci denunce a Ditelo al vostro TG al 342 745 5005. Sì, appunto, scriveteci, inviate i vostri video se ce li avete a TG Sicilia e Sicilia 24 al numero che abbiamo appena detto, 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Estate, facciamo sempre più attenzione a come guidiamo. Ospiti a bordo di una pattuglia della polizia stradale, abbiamo documentato una mattinata di controlli sulla tangenziale di Catania. Tra le infrazioni più numerose, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, le cinture non allacciate e il superamento dei limiti di velocità. Ma vediamo con Orazio Longo. Si può vedere qui che praticamente gli asterischi vanno a completare la barra. Ok, perfetto. Ci sottoponiamo anche noi al controllo dell'etilometro. Estate è tempo di spostamenti, di vacanze, di grandi flussi di traffico per le strade che richiamano gli automobilisti a una guida ancora più attenta. Ospiti a bordo di una pattuglia della polizia stradale, documentiamo una mattinata di controlli alla tangenziale di Catania. Questa è una vera e propria postazione di lavoro. Nella fattispecie stiamo controllando la persona che è stata fermata poc'anzi. La pattuglia è in grado di interrogare col tablet la banca dati del Ministero dell'Interno per capire se a carico della persona controllata vi siano dei provvedimenti in corso. Eccoli i dati in merito alle violazioni del codice della strada contestate nell'ultimo anno dalla Polstrada di Catania.
uno sguardo puntato ai limiti di velocità, ma a saltare all'occhio è il numero di quasi 1000 verbali per assenza di copertura assicurativa. Dovuto spesso alla negligenza dell'utente, a volte anche a delle truffe che l'utente, perché è capitato più volte di controllare delle persone con un contratto, con un contrassegno di copertura assicurativa, ma che magari hanno stipulato presso dei siti online che fanno questa attività fraudolente. Ma non basta, tra i numerosi illeciti rilevati c'è anche quello della manipolazione del cronotachigrafo digitale per i mezzi pesanti. In maniera che la loro carta del conducente viene sostituita da un'altra carta del conducente, così effettivamente risulta che hanno fruito delle ore di riposo quando effettivamente non lo hanno fatto. Immaginate voi un complesso veicolare senza controllo per un colpo di sonno del conducente o altro. Per festeggiare i 20 anni di carriera, in Negramaro hanno fatto tappa anche a Siracusa, al Teatro Greco tutto esaurito, in una serata all'insegna del divertimento. Spazio anche per il sociale, con una condanna alla violenza sulle donne. E sarà sold out anche per le altre due date, sempre a Siracusa. Emanuela Corsi. Anni di musica da festeggiare con un tour nei teatri di pietra più belli d'Italia. I Negramaro fanno tappa in Sicilia, al Teatro Greco di Siracusa. Essere in Sicilia, essere a Siracusa, essere in questo posto magico non è solo il caldo e l'aria afosa a togliermi l'ossigeno, è proprio siete voi e l'emozione. Grazie a tutti davvero di cuore. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo. Sei amici che, partiti da una cantina del Salento, sono arrivati ai più grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Biglietti a Ruba e Teatro Antico tutto esaurito per le tre date. La band infatti ha scelto Siracusa come unica tappa in Sicilia per tre serate. Si replicherà anche domani e sabato. Durante la serata la band ha dedicato un momento al tema della violenza sulle donne, che ha visto la partecipazione di tutto il pubblico presente. Questa canzone è dedicata a tutte le donne che devono proteggersi da stronzi come noi. L'estate musicale in Sicilia, soprattutto al Teatro Greco, non finisce qui. Sicilia bella mia, Sicilia bella. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le ultime di mercato del Catania e il nuovo allenatore del Messina. State con noi. Eccoci insieme con il calcio, il Catania ha chiuso per la Dinetti e ha già definito altri colpi in arrivo. Intanto Tabiani potrà contare su un uomo di grande esperienza nello staff, è Stefano Agresti. Nella carriera, secondo di Zaccheroni, in varie esperienze in Italia e all'estero. Marco Carli. Un'esultanza di Riccardo Ladinetti, classe 2000, sarà al centro della prossima mediana del Catania. Al via la stagione dei rossazzurri, con i primi giocatori già arrivati in sede come Rapisarda o Castellini o lo stesso Ladinetti. L'esultanza in maglia Cagliari, primavera 1 contro l'Empoli, non è il suo mestiere il gol. Sarà quello di dare una mano in costruzione al nuovo Catania di Tabiani, che sarà presentato ufficialmente venerdì. Nello staff ci sarà anche Stefano Agresti, esperienza da vendere ad alti livelli come secondo di Zaccheroni in Serie A, ma anche fuori dall'Italia. Ladinetti, già del Catania, riassume le caratteristiche che vuole Tabiani per il ruolo: d'utilità tattica, capacità di far valere le doti fisiche e in questo caso anche gioventù. Tutte qualità mostrate con il Pontedera nell'ultima stagione di C, 62 presenze per lui in terza serie. Pronto per Tabiani anche Antonio Mazzotta, in questo caso si tratta di un ritorno per l'esterno sinistro, adesso 33enne, 8 stagioni fa, l'esperienza con gli Etnei, poi Cesena, Pescara, Frosinone, Palermo, Crotone e Bari. Sostenibilità ma anche qualità, come quella di Michele Rocca, anche lui a Catania e anche lui pronto per il primo giorno di ritiro che scatterà sabato. Primo allenamento previsto per domenica, a cui parteciperanno anche il 2000 Milos Bocic, attaccante, e il centrocampista Roberto Zammarini.
Portiere, bomber e centrale difensivi, le priorità su cui la dirigenza del Catania sta sondando tutte le piste possibili. Novità attese nelle prossime ore, vietato sbagliare, sono ruoli chiave per dare al Catania le ambizioni che merita. Presentato alla stampa il nuovo tecnico del Messina è Giacomo Modica. Accanto a lui il direttore sportivo Domenico Roma. Assenti i club organizzati. Sergio Colosi. Il Messina 18 riparte da Giacomo Modica e Domenico Roma, entrambi super motivati. L'allenatore ritrova la Serie C dopo campionati anonimi. Il direttore sportivo è una scommessa per la categoria. Sul fronte mercato tante trattative, ma di ufficiale soltanto gli arrivi del difensore Vincenzo Polito dal Potenza e dell'attaccante Michele Maussu dal Picerno. Accordo raggiunto anche con il centrale difensivo del Taranto Marco Manetta e con l'esterno destro Damiano Lia. Modica, dopo un triennio da capitano negli anni 80 e in panchina nel 2018 in Serie D nel primo anno 18, e alla sua terza esperienza in riva allo Stretto. Nutro un grande affetto, una grande stima per questi colori, per questa gente che tuttora continua ad amare il Messina in maniera da follia pura. Ci sono ancora almeno 5 capi tifosi di quando c'ero io, quindi è una cosa molto bella, mi emoziona molto e vorrei essere d'aiuto a dare un mio contributo sostanzioso. Dal 23 luglio ritiro a San Giovanni in Fiore fino al 6 agosto. Ci saranno i giocatori sotto contratto, da Kragel a Ragusa, da Ferrara al portiere Fumagalli. Ma la sensazione è che il Messina rimarrà un cantiere aperto per diverse settimane, secondo le abitudini consolidate del suo presidente. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.